parte da Italia Camp l'iniziativa che a Galatone coinvolgerà i cittadini come? Beh, innanzitutto attraverso Opificio Meridiano, che si pone in termini propositivi sul territorio attraverso una serie di iniziative già sviluppate negli ultimi anni. Con Galatone Campo abbiamo cercato di coinvolgere un po' tutta la socialità, cercando di far emergere, diciamo, tre aspetti fondamentali. Il primo, quello innanzitutto di rompere questi schematismi che sono purtroppo congeniti nelle nostre realtà, soprattutto diciamo meridionale. La seconda è quella appunto di creare i presupposti affinché possano emergere alcune personalità sul territorio, quindi giovani soprattutto capaci di interagire tra di loro. E quindi il terzo obiettivo è quello di creare una serie, un ventaglio di idee che possono emergere e quindi essere messe a disposizione del territorio, quindi dell'amministrazione comunale, della politica, della cultura, dell'associazionismo, dello sport eccetera. Quindi questi sono gli obiettivi che noi pensiamo di poter raggiungere, almeno sicuramente ce lo auspichiamo, già lunedì prossimo e martedì, perché saranno le due serate conclusive, quindi lunedì 30 maggio presso il Palazzo Marchesale alle ore 19 e martedì appunto con la conclusione anche di un concerto, un tributo a Renato Zero, che è una manifestazione simpatica che stanno mettendo su alcuni musicisti professionisti del territorio. Quindi allora, i cittadini devono immaginare la propria città, ci sono delle zone particolarmente delicate da insomma recuperare? Ma, diciamo che per quanto riguarda nell'ambito di Galatone Camp si è cercato anche di trovare delle aree tematiche, una di queste di cui sono referente appunto è scuola, cultura e famiglia. La scuola e la famiglia sappiamo sono delle istituzioni oggi più in crisi e alle quali soprattutto è affidato il compito principale di educare, dalla parola stessa ex duco, tirare fuori il meglio nei ragazzi, nei giovani. E per esempio delle idee progetto riguardanti la peer education, questa metodologia educativa che sta prendendo piede soprattutto tra i giovani, educazione alla pari per quanto riguarda la prevenzione di comportamenti a rischio. Non ultimo educazione alla legalità, educazione all'ambiente, educazione nell'ambito della salute, i rapporti tra scuola e famiglia per quanto riguarda i loro ruoli e le corresponsabilità per la cultura e l'educazione e così via. Quindi si cerca di tirare fuori il meglio come idea per far crescere la nostra cittadina. Quindi i cittadini devono presentare questi progetti, le loro idee e poi che cosa accadrà? Allora, i cittadini sono tutti invitati a presentare i loro progetti, le loro idee, che abbiano chiaramente come interesse fondamentale iniziative nell'ambito del paese. E una volta che abbiano elaborato il loro progetto in qualsiasi forma, anche tipo, non lo so, una presentazione in PowerPoint, qualsiasi forma in cui riescono a realizzarla, saranno le idee, i progetti saranno esposti durante le due serate conclusive e saranno ovviamente poi discussi, si aprirà un dibattito intorno a queste idee che resteranno in archivio a disposizione di quanti vogliono per esempio successivamente o finanziarle o ampliarle o farle proprie per eventuali iniziative successive. Noi comunque in generale cerchiamo di sollecitare proprio l'iniziativa e la volontà di partecipazione di quanti abbiano già un'idea positiva e propositiva per il paese, non solo per tirar fuori un proprio talento, una propria capacità particolare dal cassetto, ma anche per rendere partecipi gli altri, magari stimolare in seguito altre azioni positive e altre volontà di intervento e partecipazione.